bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amale e oggi vi porto l'Isir di bellezza per i capelli. Questo trattamento è un trattamento mix tra la cultura orientale cinese, coreana, indiana e araba, quindi è un mix. Questo siero, questo trattamento, ne stanno parlando tantissimo sui social che seguo io di solito, che stanno parlando di questo trattamento che toglie la forfora, attiva la microcircolazione del cuoio capelluto, quindi aiuta tantissimo la crescita dei capelli e soprattutto blocca un po' la caduta dei capelli, per i capelli danneggiati, per le doppie punta, quindi è un trattamento completo per aiutare la crescita dei capelli, renderli molto più sani. Quindi bella gente, se vi piace questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così mi arriva tutta la novità, e soprattutto lasciatemi dei commenti. Comunque spero che vi piace questo video e soprattutto se volete che vi faccia dei video un po' particolari o diversi da quello che faccio di solito, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, perché purtroppo il 92% della gente che mi segue non si iscrive al canale, quindi se vi interessa ovviamente i miei argomenti, iscrivetevi. Cominciamo con la preparazione. Il primo passo è quello di prendere del riso, aggiungere dell'acqua e lasciarlo riposare tutta la notte. Se non avete tutto questo tempo, basta farlo bollire e prendere l'acqua del riso bollito. Io ho aspettato fino al giorno dopo, ci ho messo l'acqua. Se lo lasciate più tempo, ad esempio 2 giorni, così sarebbe meglio, però l'ho lasciato praticamente tutta la notte. Ho aggiunto un po' di rosmarino fresco, chiodi di garofano, cannella, bastoncini di cannella, io ho messo metà bastoncino e poi vi spiegherò cosa, che beneficio danno questi ingredienti per i nostri capelli. E basta, lo lasciate bollire. Nel frattempo vado a togliere dal congelatore il mio semiglino congelati. Adesso che hanno bollito, basta, prendiamo il trattamento, lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo che lo lasciate raffreddare, io sono andata a farmi la doccia e lavarmi i capelli, quindi il trattamento l'ho fatto sui capelli puliti, perché proprio volevo che penetrano bene sul cuoio capelluto. Potreste utilizzarlo anche sui capelli sporchi, però sinceramente l'effetto è meglio sui capelli puliti. Nel frattempo mi faccio una maschera per il viso, che questa qua, anche una maschera per i capelli ci sta, ma basta usare piuttosto che il lievito di birra, usare proprio la birra. Questa qua, una maschera meravigliosa, vi ne parlerò nel prossimo video, che veramente mi ha lasciato la pelle splendida, luminosa. E vado a mettere questa tisana, questo infuso sul lievito di birra e miscelare, e la maschera ce l'abbiamo pronta. Come vi ho detto, ho lavato i capelli, adesso vado a applicare questa infusione. Ho scelto di metterla dentro questo contenitorino perché così arriva al cuoio capelluto in una maniera molto più diretta. Dopodiché vado a massaggiare bene 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 i capelli, li massaggio il cuoio capelluto, e adesso sto pettinando i capelli così penetra su tutto il pelo, tutti i capelli. Comunque il pelo è in spagnolo. E li lascio riposare, io l'ho lasciato riposare per un'oretta. Dopo che li ho lasciati riposare, vado a sciacquarli con acqua fredda, perché guarda, la miglior cosa, il miglior trattamento che possiamo fare per i nostri capelli è lavarli, o perlomeno l'ultimo risciacquo farlo con l'acqua fredda. Adesso vado a applicare il mio trattamento, il mio
il mio solito semi di lino e aceto di mela, che questo trattamento lo sto utilizzando da un mesetto e mezzo, sono felicissima. Mi dà un ottimo risultato, infatti separo i capelli così riesco a raggiungere. I miei capelli una maniera molto veloce perché non avevo tanto tempo questa volta per farli tutti i rigori di trattamento, per farli proprio più ricci, definiti. Ho fatto una maniera per farli velocemente, ma nello stesso momento riccio sia bello, ma soprattutto voluminosi, perché a me piacciono, perché mi segue, a me piacciono, mi piace più il volume che la definizione reale dei capelli. Bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Come vedete sto usando questo pettine che ne parlo spesso, che veramente mi dà un risultato fantastico. Adesso li sto separando con questa spazzola con i denti larghi per separare le ciocche, perché come vi ho detto mi piacciono i capelli voluminosi. Come vedete il risultato è molto bello, ma la maschera che ho preparato prima la sto usando in questo momento. Come vedete, belli belli belli, mi piacciono. Gente, spero che vi piace questo video. Se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Sto sudando. E seguitemi su Instagram e Facebook, che là metto sempre quasi tutti i giorni, metto degli argomenti nuovi o delle informazioni nuove, sia per i capelli che per il viso, che le cose che sto scoprendo. Comunque, il prossimo video farò i prodotti che ho finito, i prodotti che ricompro, i prodotti che mi interessano di più, soprattutto per la cura personale e anche per la cura della casa, la pulizia della casa, che sto scoprendo dei prodottini che veramente mi hanno cambiato la vita, anche dei sistemi, come mantenere la casa sempre pulita e soprattutto anche come anche per la pulizia del viso, i trattamenti per i capelli, per il corpo, perché tante volte dimentichiamo il nostro corpo, ma ci sì, l'ho fatto l'altro giorno, invece ci abbiamo i piedi che fanno schifo, che hanno bisogno di un trattamento, hanno bisogno di un pedicure. Quindi io vi rivelerò il segreto la prossima volta. Ciao a tutti, alla prossima!